Perfetto, possiamo cominciare. Ciao, sono Jacopo Volpini e suono la batteria. Tutto iniziò quando ero sin da piccolo, quando ero molto piccolo, grazie a mio padre e a mio fratello, entrambi chitarristi, che trasmettendomi la passione appunto per la musica in generale mi portarono a vedere i miei primi concerti. Inizialmente, se non sbaglio, il mio primo concerto fu dei Deep Purple, dove rimasi folgorato da Ian Paice alla batteria, e da quel momento in poi, diciamo, tutto il mio gioco da piccolo era incentrato sullo strumento e sulla batteria. Mi ricordo che inizialmente chiesi per la mia prima volta a Babbo Natale la batteria e mi portò una batteria a buon tempi, di quelle proprio giocattolo, che dopo tipo 30-35 secondi era distrutta. Dopo aver distrutto le mie prime batterie giocattolo, cominciai a creare le mie prime invece batterie artigianali, grazie a mio nonno, perché mettendo insieme i secchi della vernice che utilizzava lui, di varie misure, profondità, eccetera, eccetera, con le cucchiarelle di mia nonna, cominciai a suonare e a fare un gran casino. Cosa che non era molto gradita dai vicini, che impazzivano, ma per me era l'unica cosa importante perché avevo già capito in quel momento che sarebbe stata la mia vita. Dopo anni di denunce da parte dei vicini per il macello creato, ho deciso di iniziare a studiare più approfonditamente lo strumento, inizialmente con insegnanti privati, per poi proseguire i miei studi al St. Louis, a Roma. Questo perché ho sempre pensato che la parte didattica dello strumento fosse molto importante. Alla parte didattica ho sempre accostato un'intensa attività live, in quanto ho sempre pensato che il nostro strumento è uno strumento molto comunicativo. Quindi l'unico banco di prova che abbiamo con noi stessi è appunto il live, cioè il momento in cui noi tramite questo strumento comunichiamo con il pubblico. Diciamo che il mio percorso artistico può essere diviso in due grandi blocchi. Il primo, diciamo, dell'avvicinamento allo strumento, quindi sicuramente, diciamo, batteristi importanti per me sono stati Ian Paice, John Bonham, successivamente Portnoy, che ho avuto pure una bella fissa, Gavin Harrison. La seconda parte della mia vita batteristica, se così possiamo chiamarla, sicuramente influenzata dal mondo black, dalla musica black, e da batteristi come Chris Coleman, Devon Saylor, eccetera eccetera eccetera, e quindi sicuramente dal gospel americano che tuttora mi fa impazzire. Mi sento un batterista molto, diciamo, un performer, un batterista da palco, perché ho proprio bisogno del palco, sento proprio il bisogno di trasmettere al pubblico, sento proprio il bisogno di vedere le facce della gente divertite che applaudono, che ricevono delle emozioni da quello che faccio. Questa è una cosa importantissima. Come dicevo, allo stesso tempo ma voglio pure divertirmi, quindi sono. Io penso di essere una persona molto curiosa, nel senso che vado sempre alla ricerca di cose nuove e di sperimentare, ho proprio bisogno di sperimentare. Questo grazie anche al fatto che io non mi reputo né un tornista né un clinician, come si dice. Sono un po' una via di mezzo perché mi piace suonare tanto roba di altre persone, ma mi piace anche tantissimo comporre. Proprio per questo ho iniziato a comporre i miei brani, di cui ne vado fierissimo, se posso pensare, nessun tipo di problema, sono bellissimi, pazzeschi. No, mi piacciono molto e soprattutto mi piace il fatto che non mi devo limitare, solo limitare, tra tante virgolette, è uno strumento bellissimo, ricchissimo, ma sento anche il bisogno di creare cose
che vanno un po' al di là della batteria solamente. Normalmente sto creando dei brani sicuramente più batteristici, dove io il mio strumento è la batteria e quindi vado a incentrare un po' tutto sul ritmo e sul tempo, sui groove eccetera eccetera, ma anche la parte armonica comincia ad avere un po' una parte, un profilo importante per me. E infatti ne sentirete delle belle, perché c'è un po' di roba. Non so dove mi porterà questa mia voglia di esplorare nuovi confini, di questa mia curiosità. Non mi precludo niente. Sicuramente so che l'unica cosa che voglio veramente è continuare a suonare, a esprimermi con lo strumento, con le produzioni, con i live, con i tour, eccetera, eccetera. C'ho proprio bisogno fisico di farlo. Di conseguenza voglio la pace nel mondo e spero che poi il mio percorso a Miss Italia continui ancora. Quest'anno, il 2019, è stato per me un anno molto importante. Come prima cosa ho avuto il piacere di partecipare alla finale del contest IDM organizzato da DS, in particolare da Luca De Orsola e Riccardo Ruiu, che per me è stata una giornata fantastica, una giornata di condivisione, di felicità proprio, perché per me stavamo tutti insieme per lo stesso scopo, ossia di suonare questo splendido strumento, questi splendidi strumenti, e ho conosciuto persone fantastiche. Mi sento di citare Roberto Porta, perché è il ragazzo che è stato selezionato con me, che è una persona splendida e gli voglio tanto bene, ciao Robby. Ma anche tantissimi altri musicisti, io dico già professionisti perché fortissimi, che mi hanno dato anche molta voglia di fare, di migliorarmi, di fare ancora di più. Ringrazio tutti, anche tutti i giudici, che mi hanno dato molti consigli e come hanno dato a tutti, sono stati delle persone professionali, bellissime persone. In questo stesso anno ho avuto anche il piacere di essere stato selezionato come batterista per il tour estivo di Einar e sono stato felicissimo, perché è stata la mia prima esperienza professionale, il mio primo tour da professionista, e devo dire che mi sono trovato benissimo. Mi ha detto anche molta fortuna, perché Einar è una persona splendida, tutto lo staff sono stati sempre gentilissimi, cordialissimi, la produzione impeccabile e mi sono divertito tantissimo. È stata una figata pazzesca, è la prima volta che vivevo in prima persona un tour, insomma, di un certo livello, e mi sono divertito tantissimo, è stato fighissimo. Diciamo, oltre al palco che è stato divertente, tutto il contorno è stato ancora più divertente, non si può dire. Ciao! In tour ho avuto l'opportunità di portare questi splendidi strumenti con me, in particolare una Rebel Custom Shop in Maple Coteau, finitura blu con le meccaniche nere, è una pazzesco, poi da intervista, quindi bellissimo. E dei piatti sabbia pazzeschi messi a disposizione da FBT, in particolare ringrazio Gianluca Cesari. Mi sento dire una cosa, la DS è uno strumento perfetto per i tour, in quanto è uno strumento indistruttibile, si accorda in maniera facilissima, non perde per niente accordatura, nonostante è stata sbadottolata su un camion nell'altro dal service, e quindi sento di consigliarla a tutti. Da paura, che c***o fate con altre batterie. Mi auguro che il prossimo anno sia ancora più produttivo di questo, ma sicuramente sarà così. E niente, ringrazio DS, Sabian e FBT per il supporto e vi saluto. Ci rivedremo sicuramente prestissimo.